Terre, sapori e vini ancora in vostra compagnia, un aggiornamento che arriva dal bel Piemonte, da Roero, da una terra meravigliosa che ci offre dei vini strepitosi. Abbiamo raggiunto un'altra cantina, Francesco Monchiero, siamo a Canale come comune e siamo nella cantina di famiglia. Dico bene, Francesco? Esattamente. Monchiero Carbone è un'azienda che, diciamo, si è trasferita in questa sede nel 1990, anche se pone le sue origini molto molto più indietro, quando la bisnonna da parte di mio padre Marco acquistò il primo vigneto di Monbirone, quindi stiamo parlando del 1918. C'è sempre stata, comunque la nostra famiglia ha sempre prodotto vino, ma diciamo con il 1990 e con il mio ingresso nell'azienda abbiamo sviluppato, diciamo, tutti i prodotti che si possono, tutte le uve che si possono coltivare nel Roero. Allora, Roero, vogliamo parlare di questa terra meravigliosa che qualche volta ha sofferto un po' la langa, nel senso che da roerini ci si è sentiti un pochino, in realtà no, Roero è meraviglioso, vive di una sua identità, di una sua luce, ha dei suoi prodotti, ha dei produttori, giovani come te che siete nati col vino, dai, parliamoci chiaro. Giovani, quasi ex giovani ormai, diciamo che sì, ho iniziato abbastanza da giovane perché ho finito gli studi della scuola enologica e forse quando ci siamo addirittura conosciuti con te ero poco più che ventenne. Roero, senza dubbio, diciamo che è una terra unica, è una terra rara, è una terra che può vivere di luce propria. Sì, possiamo dire che la vicinanza con le langhe in certi momenti ci ha fatto un pochettino di ombra, ma finalmente il Roero ha raggiunto una sua consapevolezza. Ci sono moltissime aziende che una volta non imbottigliavano, che con l'avvento della nuova generazione hanno iniziato la pratica dell'imbottigliamento, ma non soltanto, non basta imbottigliare un vino per dare della qualità, prima di tutto ricercando una qualità estrema con dei vigneti molto vecchi, perché comunque il Roero è di tradizione vitivinicola da secoli, quindi anche nel Roero ci sono delle vigne molto vecchie che lavorate nella giusta direzione, che poi trasformate e lavorate con tutto ciò che noi oggi sappiamo fare, si possono ottenere dei grandi vini con delle proprie caratteristiche. Ecco, allora arriviamo proprio a regalarci qualche istante con i vini che produce questa realtà agricola, perché voi siete un'azienda agricola. Noi a Monchiero Carbone è un'azienda agricola che oggi ha 28 ettari in proprietà, nella quale coltiviamo un po' tutte le varietà che ci sono nel Roero. Roero è una terra molto ricca, non soltanto di vite ma anche di altre piante arboree che danno, proprio piante da frutto che danno degli ottimi risultati, però noi parliamo giustamente di vite e abbiamo veramente tantissime varietà. Possiamo partire, diciamo, dalla varietà di bianco, quella un pochettino più semplice, quella un pochettino più quotidiana, che è la favorita, poi logicamente arriviamo a ciò che è il re dei vitigni bianchi piemontesi, che è l'Arneis che nasce nel Roero. E poi naturalmente due grandi rossi che sono Barbera e soprattutto Nebbiolo. Esattamente. 30 secondi, dai. La Barbera per noi è un pezzo di cuore, come si dice, perché la prima vigna, appunto, che vi dicevo di Monbirone, che è acquistata dalla mia bisnonna, c'era Barbera. Oggi noi ancora coltiviamo Barbera e la Barbera è un vitigno che, se coltivato bene, facendo la giusta produzione, può dare dei grandissimi risultati. Noi appunto abbiamo questa etichetta Monbirone storica che imbottigliamo ormai dal 1961, quindi anche, diciamo, abbiamo più di 50 anni di storia. E poi c'è il Nebbiolo lo sappiamo tutti, è il re dei vitigni rossi italiani, paragonato abbondantemente al Pinot Nero. Io la prossima volta che vengo non ti intervisto più, ti do il microfono, ti lascio far tutto da solo perché sei bravissimo e te lo meriti. Tu con l'Arnese, io con il Nebbiolo, brindiamo a Roero, brindiamo a questi grandi vini e posso dire brindiamo alle famiglie del Roero, perché qui ci sono ancora tante aziende agricole, piccole, medie, un pochino più grandi, ma sono famiglie, questo è molto importante per il territorio. Grazie Francesco, cin cin, è arrivato il momento di andare a tavola.